tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi stiamo finalmente parlando di notizie ufficiali sull'aggiornamento del 28 febbraio per quanto riguarda Rules of Survival. Purtroppo ragazzi abbiamo perso la scorsa settimana l'aggiornamento. Quelli della NetEase hanno deciso di non rilasciare nulla e hanno posticipato appunto al 28 febbraio il nuovo update. Ci sono un po' di cose nuove, un bel po' di cose interessanti, niente di eccezionale, ma secondo me hanno fatto delle ottime migliorie. Parlando subito della roba più sugosa, quella sugosa delle stagioni, ragazzi, dal 28 febbraio inizierà la stagione 1 e ovviamente terminerà la stagione 0, che è praticamente quella che abbiamo giocato tutti fino ad adesso. Tutti i dati relativi alla classifica e ai punti della stagione dei giocatori verranno resettati. Quindi ragazzi, tutto dall'inizio. Ma non è che ci prendo, ci tirano via tutto. Come ringraziamento, ci dicono quelli della NetEase, per la partecipazione, i giocatori riceveranno diverse quantità di oro in base alla loro posizione più alta di rango durante la stagione. Chi si è classificato nel rango oro o più riceverà inoltre, ragazzi, un equipaggiamento beta speciale. Non sappiamo di che cosa si tratta, ma è qualcosa di esclusivo solo per chi ha raggiunto il rango da oro in su. Quindi dai, niente di difficile, diciamo. Avranno anche un reset tutti i dati relativi al rank e alle statistiche per quanto riguarda le tabelle e le parti relative appunto ai dati dei giocatori. Questa era proprio, ragazzi, la cosa principale che ci tenevano a dirci. Lo sapevamo, ci avevano già anticipato che sarebbero iniziate, ve lo avevo anticipato anche io oramai una settimana e mezza fa, ma andiamo a vedere proprio il nuovo contenuto, ragazzi. Come sapete, se avete visto i miei video precedenti degli aggiornamenti, hanno aggiunto un nuovo veicolo che si chiamerà Battle Jeep. L'avete visto, una specie di dune buggy che è montata sopra la mitraglietta, può contenere fino a 5 giocatori e tra l'altro il giocatore che prende la posizione centrale potrà sparare con la mitragliatrice che c'è montata sopra la Jeep. Però vi ricordo, ragazzi, che i colpi non sono infiniti, ma la mitragliatrice verrà alimentata, o meglio ricaricata, dalle munizioni per i fucili. Quindi mi raccomando, raccoglietene tante e poi a cannone dentro con la nuova Battle Jeep. Per quanto riguarda, ragazzi, lo spara spara, l'avevamo già visto anche questo, ma è ufficiale: dal deltaplano a motore adesso si potrà sparare, ragazzi. Il minigun che è montato sotto al deltaplano adesso è utilizzabile e si prevedono grandi battaglie aeree che vanno a colpire i giocatori ignari o scoperti. Verranno aggiunte anche delle nuove collezioni per quanto riguarda la skin dei personaggi al negozio, anche quelle le abbiamo già intraviste, ma potrebbe arrivare qualcosa di nuovo. Scusate, verrà inserita anche la nuova skin, la nuova camo, quella con il dragone azzurro per la R15, che si chiamerà, ragazzi, Ice Dragon. Meravigliosa, costa una fucilata di soldi, però è meravigliosa. La potremmo acquistare direttamente da lì, ma dovrebbe essere anche disponibile a meno diamanti qualche supply box dedicato che ci potrà, diciamo, dare la possibilità di trovare questa meravigliosa skin. Ci dicono anche, ragazzi, che dal 28 febbraio fa troppo freddo, mi parte la voce, ci saranno dei nuovi rifornimenti avanzati. Non so di che cosa parlino, non so che cosa voglia dire saranno disponibili. Forse si voglia intendere dei supply box extra che ancora noi non abbiamo visto, non lo so.
Per quanto riguarda invece, ragazzi, l'esperienza generale di gioco, hanno aggiunto qua molto molto interessante, hanno aggiunto un pulsante per cambiare di posto durante la marcia di un veicolo se stanno arrivando dei nemici in agguato. Probabilmente si attiverà non appena c'è un attacco da parte di qualche nemico, potremo cambiare più velocemente di posto. Andremo a vedere anche questo, non l'ho ancora visto. Hanno sistemato qualche problema relativo agli effetti grafici che si avevano sullo sfondo quando si guidava un veicolo. Hanno anche regolato, per fortuna, il danno causato dalle mine ed è veramente, era un po' esagerato perché esplodeva tutto e chi era all'interno del veicolo purtroppo rischiava di essere noccato, o se giocavamo da soli rischiavamo di morire così. Hanno invece ridotto la probabilità di una morte immediata se per caso passiamo sopra le mine. Meno male, meno male. Hanno ottimizzato la logica di visualizzazione della targhetta del team, quindi il nome dei nostri compagni di squadra, durante le battaglie, e hanno anche ridotto il consumo di energia. Probabilmente qua volevano intendere quando siamo fuori dalla safe zone, probabilmente la salute decresce più lentamente. Per fortuna anche questo un'ottima cosa, perché dai, quando rimani nella safe zone, che si rimane in 10-15 giocatori e per sbaglio rimani fuori, è veramente impossibile perché scende in una maniera velocissima e non hai neanche tempo di curarti che sei già morto. Per fortuna hanno aggiunto un pulsante per sparare con la mano sinistra mentre si guida il veicolo. Sembrerebbe che mentre guidiamo possiamo sparare, lo andremo a vedere bene anche questo, ragazzi. Prima di proseguire però, ragazzi, ve lo ricordo sempre, se vi sta piacendo questo video un bel pollicione in su, mi raccomando un bel like, non vi costa niente, iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre aggiornati su quello che riguarda Rules of Survival. Un bel salto anche nella pagina Facebook Rules of Survival Ita, mi raccomando. Andiamo a vedere, ragazzi, invece la correzione dei bug, che qua invece è stata fatta e affrontata in maniera un pochettino più massiccia. Hanno risolto il problema della fotocamera, dove l'obiettivo si bloccava in determinati casi durante la visione di una battaglia, quindi se stavamo aspettando qualche nostro amico magari capitava o è capitato a qualcuno che non riusciva a muovere l'obiettivo della fotocamera. Hanno risolto anche questo, hanno risolto il problema che è stato, che causava il ribaltamento della motocicletta e che faceva crashare addirittura il gioco. Io questo non l'ho mai notato, però a me è crashato più di una volta il gioco durante le live con voi, quelle pomeridiane, poteva essere questo il problema. Hanno risolto anche il problema dove i giocatori venivano direttamente portati nella lobby quando stavano assistendo ad una battaglia e per caso andava via per qualche millisecondo il ping, cioè la risposta del server verso il nostro computer, venivano buttati fuori, rimandati nella lobby. Risolto anche questo. Hanno, sembrerebbe, anche sistemato il bug dove il personaggio rimaneva bloccato nel muro, ragazzi, bisognava cliccare il bottone please wait per fare un respawn e quindi poter continuare a giocare. Risolto anche il movimento, il volo dell'aliante, che adesso è molto più fluido, diciamo molto più simile alla realtà. Ci stava, lo dovevano provare, dovevano vedere bene se funzionava o non funzionava. Hanno corretto anche questo. Hanno risolto anche il problema che faceva nuovamente crashare il gioco quando si cercava, qua parlo del computer, di switchare da una finestra all'altra, poteva causare dei crash di sistema e buttarvi fuori dal gioco, chiudere direttamente tutto il gioco. E per finire, ragazzi, hanno risolto il problema dove i display non erano proprio coerenti con le riprese attraverso i muri. Praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che succedeva che noi eravamo dentro la casa ma eravamo talmente vicino al muro che riusciamo a vedere al di fuori del muro, e non è una cosa assolutamente normale, che ovviamente non ha che esserci.
Beh ragazzi, questo era tutto quello che verrà inserito, verrà sistemato, verrà aggiornato nell'aggiornamento del 28 febbraio per Rules of Survival. Io ve lo ricordo, se volete giocare con me ragazzi tutti i giorni per una manciata di giorni dalle 13 alle 14 c'è la live di Rules of Survival, poi ricominceremo dalle 14 alle 15:30 il prima possibile. Mi raccomando, non dimenticate di farci un bel saltino anche solo per un saluto. Io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato ragazzi, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presto, ciao!